Venerdì finalmente posso recuperare alle 9 il film di Harry King che c'era stato che andava in contemporanea con gli altri. Wait till the Sunshine, Nelly, che è veramente un capolavoro, un melodramma che sembra così molto tranquillo e poi invece di una cattiveria incredibile nel raccontare i fallimenti del mito americano, del sogno americano. Quindi da non perdere, è alla Sala Jolly di venerdì mattina. Alle 11:45 continuo al Jolly vedendo The Warrior Husband, La disfatta delle Amazzoni. Non lo conosco, il titolo mi attira assolutamente. Era per la retrospettiva Fox. Poi alle 2:30 ritorno a Henry King con Cielo di Fuoco, uno dei suoi classici assoluti che bisogna assolutamente rivedere. 16:45, appuntamento fondamentale con Cecilia Mangini, una delle grandi documentariste italiane. C'è Essere donne che non si vede da tanto tempo, c'è lei che l'introduce, non si può mancare assolutamente. Poi alle 18, chi non l'ha ancora visto, io l'ho visto adesso al Festival di Cannes, Vardà Paragnese, l'ultimo Vardà fatto da Agnese. L'ultimo film di Agnès Varda è una lezione sul suo cinema, assolutamente straordinaria. Chi l'ha già visto come me, invece vado alla Sala Scorsese a vedere Der Ruf, La chiamata, un film di Josef von Bakhi, il regista tedesco che aveva fatto il Munchausen negli anni 40, nel 43, che non conosco naturalmente, ma che voglio assolutamente vedere. E alla sera. Beh, alla sera c'è Apocalypse Now, Final Cut, speriamo perché sarebbe il terzo Final Cut in Piazza Maggiore, mi sembra praticamente imperdibile. Se uno proprio è così è assolutamente pacifista e non vuol vedere, può sempre rifarsi con Shaheen al Cinema Jolly, che c'è un ultimo film di Shaheen che si chiama Cielo Interno, che non conosco, ma che potrebbe essere un appuntamento da non perdere.